Beh, ci sono tanti diritti che sono scritti su delle carte, che magari di cui ci siamo dimenticati, ma il problema non è scrivere un diritto su una carta, il problema è volere un diritto, esercitare quel diritto e continuare a pretendere quel diritto, perché se un diritto non viene esercitato, non viene preteso, non viene utilizzato, semplicemente muore. Un saluto ai lettori di Fanpage, siamo qui oggi con Davide Casaleggio. Grazie per essere qui con noi. Grazie a voi. Siamo qui alla manifestazione d'Italia 5 Stelle. Che valore assume questa manifestazione ora che il Movimento 5 Stelle è al governo? È una manifestazione, è una festa in realtà, che noi abbiamo organizzato ogni anno, da ormai diversi anni a questa parte, per riuscire a radunare tutte le esperienze del Movimento 5 Stelle in un unico posto e far incontrare tutte le persone tra di loro e anche scambiarsi idee. Quest'anno con il governo qualcosa è effettivamente cambiato, però non è cambiato il valore dell'attivismo. Anzi, oggi il valore del fatto di avere un ministro in un certo ministero è importante, sì, però senza le persone che lo aiutano con le idee, con la partecipazione, col fatto di scrivergli anche quando fanno degli errori o quando possono migliorare delle attività che stanno portando avanti. E questa è la parte importante dell'attivismo del Movimento 5 Stelle, dell'idea di partecipazione. Ecco, lei già in passato ha parlato del superamento del concetto di democrazia rappresentativa, del concetto di partecipazione. Come pensa che poi si possa superare la democrazia rappresentativa? Cioè, quali sono gli step necessari per arrivare a una democrazia più partecipata? Innanzitutto bisogna avere gli strumenti per poter utilizzare esercitare nuovi diritti di cittadinanza digitale che oggi stanno emergendo, o vecchi diritti che portati in rete si sono trasformati completamente. Dall'altra parte è necessario avere la consapevolezza che questi diritti esistono o che questi diritti si sono trasformati. Senza questa consapevolezza delle persone che devono poter conoscere, devono poter esplorare, devono anche poter costruire gli strumenti per esercitare i diritti di cittadinanza digitale. E dall'altra parte, senza questi strumenti che possono essere utilizzati da tutti, oggi ne vediamo già qualcuno all'interno della piattaforma Rousseau, vediamo la possibilità di presentare delle leggi direttamente da parte di un cittadino e poi vederle presentate direttamente in Parlamento. È successo più di 22 volte. Il concetto di partecipazione diretta dei cittadini alla vita pubblica non è solo una questione di voto, è una questione di creare nuovo valore per la cittadinanza, per la comunità. Quindi, quando si limita l'evoluzione che stiamo vivendo a una democrazia diretta, io in realtà preferisco parlare di una democrazia partecipata, di una democrazia in cui le persone possono partecipare alla vita del loro comune. In questo, per esempio, sarebbe interessante, lei ha parlato di blockchain, anche negli iter legislativi, in queste ore l'attualità è stata dominata da un tema, quello del cambiamento di questo decreto. Sarebbe interessante forse introdurre una sorta di blockchain anche nelle varie fasi di discussione, così si può vedere chi modifica, quali parti vengono inserite, chi non le, chi le inserisce. E pensa che sia un obiettivo da attendere? Ah, io sto studiando molto da diversi mesi il tema della blockchain e lo vedo su diversi livelli. Oggi ha già diverse applicazioni. Già oggi so che entro la fine del mese uscirà l'ACI con un'applicazione per permettere di vedere la storia della macchina, quindi qualunque meccanico che avrà messo le mani su una macchina dovrà scriverlo o potrà scriverlo su una blockchain gestita dall'ACI. E quindi si vedrà nel momento in cui quella macchina diventa usata tutta la sua storia certificata. Per cui le applicazioni della blockchain già oggi sono dappertutto, possono essere applicate veramente dappertutto. E la parte di registro, che è questa prima applicazione che oggi noi vediamo della blockchain, è solo il primo passo. Quindi c'è una possibilità di utilizzare queste tecnologie nel processo di decision making, anche governativo? Certo. Ci sono moltissimi contesti in cui la blockchain può essere già applicata oggi. Penso che dovremmo iniziare in Italia dal punto base e quindi dal permettere l'utilizzo di questa tecnologia in vari contesti, anche pubblici, anche della pubblica amministrazione, per
riuscire a gestire dei processi base. Mi spiegavano in alcuni comuni d'Italia che esistono persone che portano in giro questi carrelli pieni di registri da far firmare a tutti gli assessori. Ora, questo processo di queste persone che spostano registri in giro per il comune per raccogliere delle firme, in realtà è già dell'altro secolo. Mi ha colpito molto una sua frase sul palco, che un diritto non è tale se non viene esercitato, come se avesse chiaro davanti a sé quali sono i diritti che spesso il cittadino non esercita. Beh, ci sono tanti diritti che sono scritti su delle carte, che magari di cui ci siamo dimenticati, ma il problema non è scrivere un diritto su una carta, il problema è volere un diritto, esercitare quel diritto e continuare a pretendere quel diritto, perché se un diritto non viene esercitato, non viene preteso, non viene utilizzato, semplicemente muore. Quindi quando parliamo di nuovi diritti, spesso parliamo di diritti che emergono grazie a contesti culturali o a nuove tecnologie, non so, migliora la tecnologia della medicina, alla fine dell'Ottocento viene inventata la pensione, prima non esisteva la pensione. E i diritti in realtà sono quelli che noi in un certo contesto storico iniziamo a pretendere, non quelli che scriviamo in una carta che può essere importante quanto vogliamo, ma se noi quei diritti che abbiamo scritto in una carta 50 anni fa, 100 anni fa o anche 200 anni fa non continuiamo a pretenderli, quei diritti scompariranno e anche quelli nuovi che arriveranno o che sono già arrivati, se noi non li pretendiamo, scompaiono semplicemente. Quindi noi dobbiamo iniziare a muoverci in modo attivo, dobbiamo capire, da una parte avere la consapevolezza che questi diritti stanno emergendo, si stanno trasformando e dall'altra avere la consapevolezza che questi diritti sono importanti e quindi devono essere gestiti dalla comunità, non da qualche società che si trova a doverli gestire quasi per forza per i fatti del caso. Questo si aggancia a una critica che a volte subite, cioè la gestione anche dei processi decisionali, penso ai candidati, alla scelta dei candidati, che poi viene gestito nella fattispecie da una società. Come si coniuga con la trasparenza, quella di cui lei ha appena parlato, tra l'altro? Beh, esistono dei modi per rendere trasparenti dei processi. A parte il fatto che non è più una società a gestire questi processi, ma è un'associazione senza scopo di lucro. E questo è un primo passo che è stato fatto già più di 2 anni fa. E l'altro passo che è stato fatto è quello di affidare a un ente di garanzia, al comitato di garanzia, tutte le procedure che vengono definite per le votazioni. Quindi è un comitato che è stato votato da tutti i componenti di questa comunità, che ha dato a queste 3 persone nella fattispecie il potere di definire le regole perché possano essere aperte a tutti e possano rappresentare tutti. E quindi in realtà esiste il modo per creare la trasparenza nei processi. Poi abbiamo nella fattispecie coinvolto nel tempo enti di certificazione per aiutarci a certificare anche i processi che noi seguiamo su questo ambito e dall'altra parte dei notai che ci permettono di certificare il dato puntuale nel momento in cui questo viene definito. Quindi in futuro una blockchain anche per Rousseau? Quindi la blockchain, per esempio, è un'evoluzione che vedrà anche il voto e quindi anche all'interno di Rousseau stiamo lavorando per inserire la blockchain come un sistema di certificazione distribuito che permetterà a più enti o più persone o anche a tutti di verificare che effettivamente tutto sta succedendo nel rispetto delle regole e nel rispetto di quello che è stato voluto dalla comunità. Rispetto agli anni 90, appunto, ai primi anni 2000, e alla grande ottimismo della rete, noi oggi viviamo un'epoca nella quale a volte la rete viene vista quasi come uno spettro che aleggia su di noi, per dirla con una frase un po' antica. Cosa è cambiato? Come mai è cambiata questa percezione della rete? Ma ogni volta che la rete o una nuova tecnologia arriva, incute timore a chi non la conosce. E questo è abbastanza normale, è successo tante volte nei secoli, per cui anche quando è arrivato il telefono le persone erano spaventate dell'elettricità che era all'interno del telefono. Per cui è un qualcosa di normale che ci sia un timore al cambiamento, ma anche importante
questo cambiamento, perché permette un nuovo modo di partecipare alle persone, per cui secondo me è necessario che le persone inizino a approfondire, inizino a capire, a informarsi, a definire come possono utilizzare questi nuovi strumenti. E in questo senso voi avete proposto anche un cambiamento importante, quello del referendum per proporre delle leggi, il superamento del concetto di quorum. Non c'è il rischio che alcune lobby possano entrare a gamba tesa e proporre poi delle istanze dal basso in tal senso? C'è sempre il rischio che qualcuno proponga qualcosa utilizzando dei soldi o delle lobby o altro, ma penso sia molto più facile che delle lobby agiscano all'interno di stanze chiuse da qualche parte che non in modo aperto, in cui devono dimostrare, devono spiegare, devono convincere i cittadini della bontà o della inutilità di una certa scelta. Quindi da una democrazia rappresentativa a una cittadinanza digitale, possiamo dire così? Certo, una cittadinanza digitale che permetta alle persone di partecipare.